Costruzione dello psicomanteum. Allora, ipotizziamo. Questo è il tavolo, che poi potete averlo quadrato oppure rotondo, non importa. Voi dovete prendere un lenzuolo, dipingerlo di nero e tagliarlo a metà, in modo da ottenere i divisori che sono questi. Poi dovrete prendere un altro lenzuolo, dipingerlo di nero e fare il soffitto. Quindi otterrete più o meno questo sistema. Tutto nero, lenzuolo nero, lenzuolo nero tagliato a metà in modo da fare le due pareti, poi lo cucite qua in mezzo. Poi, supporto dello specchio. Dovete fare una cosa più o meno così, in modo da poterlo posare lì e metterci lo specchio sopra, in modo che sedendovi qua, guardando in questo punto, voi potrete guardare il soffitto dall'interno, che chiaramente sarà tutto nero. Nel soffitto dovete creare quattro fori e metterci delle cannucce nei fori della stoffa, in modo da ottenere che, guardando qui, si può vedere la luce che esce da qui, perché voi metterete una specie di secchio per non far andare la luce da tutte le parti, con una lampadina rossa all'interno, in modo che la luce rossa, passando attraverso le cannucce, si possa vedere un puntino rosso qua, che sarà il riflesso della lampadina, della luce che arriva da quelle parti. Come fare a bloccarlo? Ah, dimenticavo, il tavolo deve essere coperto da una tovaglia scura e anche il supporto deve essere coperto, quindi o coprite tutto insieme oppure lo coprite da solo questo. Io l'ho fatto per quattro persone perché così quattro persone possono fare gli esperimenti contemporaneamente, ma voi potete farne anche uno solo. Perché le indicazioni che io ho preso poi da internet sono un po' incasinate, non si può dipingere una camera di nero, mentre così è più semplice e potete farvelo da soli. Come agganciarlo? Allora, una volta che avete fatto questo sistema con questo lenzuolo tagliato a metà, eccetera, qui potete agganciare degli anelli. E con una camera d'aria della macchina, quella che trovate da qualunque meccanico, tagliando degli anelli, avrete degli elastici che vi permetteranno di agganciarlo alle pareti della casa oppure al soffitto con dei pezzi di fil di ferro. E questo qui anche la stessa cosa, qui metterete degli anelli con degli elastici per poterlo attaccare in modo che sia teso, e questi buchi vadano a collimare con ogni zona, diciamo. Io ne ho fatte quattro. Cosa c'è ancora da dire? Niente. Adesso noi proveremo lo psicomanteum fatto in questo modo. Se non dovesse funzionare, si possono fare delle piccole modifiche, cioè eliminando per esempio la luce. Non ci devono essere riflessi bianchi quando si guarda, e nel pavimento ci andrebbero dei tappeti se il pavimento è troppo chiaro, perché potrebbe disturbare. Comunque fate i vostri esperimenti, tanti auguri, nell'altro video vi farò vedere come l'ho costruito.